flying shoes, detto anche scarpe volanti in italiano. Scusate l'attesa, ma abbiamo avuto degli imprevisti oggi pomeriggio causa tempo, meteo, è iniziato a diluviare come i pazzi, ma siamo riusciti a mandare via le nuvole con la nostra energia. E niente, faremo qualche pezzo, se volete ballare, se volete saltare, se volete restare fermi, per noi va bene uguale, l'importante è sentirvi contenti. Grazie mille! I remember when the words, yeah, me and Susie, yes, sir.
Grazie. Canzone.
It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dai, dai.
Adesso rimaniamo negli anni 80 in tema musical, ma ci servono un paio di cose. Non ci servono i serve Simona Bianconi. Ce l'ho fatta! Thank you.
Prego, ah, grazie, prego. Io subito fermo. Così tornerò. Benissimo, adesso. Ah già, quella bella. Adesso immaginatevi un attimo una scena di questo tipo. Siete in albergo, uno degli alberghi che frequentate quando fate i tour di concerti in giro per il mondo. A chi non capita, no? A noi sempre. E siete nella vasca da bagno, tranquilli, rilassati. A un certo punto vi viene l'illuminazione. Tre accordi, tre, non di più. Uscite dalla vasca, dal bagno, prendete la chitarra e iniziate a suonare in preda a un'euforia creativa. Cosa potrebbe uscire da tutto questo? Non so, magari qualcosa come questo. Così che nacque questa canzone dei Queen, il grande Freddie Mercury. Adesso sono un po' più tranquilla per riprenderci un attimo dal fiatone che abbiamo tutti quanti, tu in particolare. C'è un attimo un accordamento. Si dice accordamento? Simona! Ok. Quando vuoi? Ancora in versione blues band. Thank you.
us. We got them for the feast. They stab it with the steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had a funny passage back to the place I was before. Relax, said a nightmare, we are programmed to receive. You can check out any time you like, but you can never leave. Grazie. Facciamo un applauso a Alessio, per favore, il chitarrista. E Simone, l'altro chitarrista. E Roberto, l'altro chitarrista. E Fabio, l'altro chitarrista. No, batterista. E Marco, mentre è qua. L'angelo custode di Dante. Grazie Dante. Dante è una persona meravigliosa ed è il maestro della scuola di musica che frequentiamo e oggi 91 anni, oggi è il suo compleanno ed è qui con noi adesso. Se non ci fosse lui penso non saremmo qua adesso. Sì, assolutamente grazie all'organizzazione. Sì, ci tenevo a dirlo anche dopo. Sì, bella. Ai miei tempi c'era più gente. C'era più gente, adesso. C'era un altro. Un'atmosfera, un'altra voglia di partecipare in piazza. Vabbè, adesso pochi ma buoni. Giusto? Auguri ancora, grazie Dante. Sì. Grazie per l'intervallo. Thank you.
it seems so blue. The desert is dry when I think of you. I climb the trees like I was down. I don't want to sleep in my bed. I feel so free in my heart and soul. I think I'm never going home. You feel like that I'm still the young girl. All the world is trying out without the new plans. I'm not the plan, not the cube, not the room. I eat it to die on the soft of the new. The cube of your soul. I broke your ground. The new rest by Amas, Barbaros, Sudan. The two get Japan. The giant of your plan. I'll be everywhere. Cause I have the trouble in me. Di un gruppetto un pochino meno famoso degli Eagles e più recente. Questi ragazzi sono quattro fratelli svizzeri, hanno più o meno 20 anni a testa e si chiamano 77 Bombay Street, come il nome della via dove sono nati e cresciuti. Ti interessava questa cosa, vero? Eh? Lo sapeva, Marco lo sapeva. Un applauso a Marco, che sa sempre le cose al momento giusto. Marco! Ci abbiamo anche suonato. Quanta memoria che hai? Vieni. Dici, raccontaci com'è stata, no? Visto che te lo ricordi. Com'è stato? Perché cosa abbiamo fatto noi queste 77 Bombay Street? Cose che si possono raccontare. Sì. Dici. Sono venuti a trovarci a scuola e abbiamo suonato insieme. Abbiamo suonato insieme 77 Bombay Street, che sembra magari un gruppo sconosciuto. Erano 77? Così. Erano 77? Chi? Ma loro? Sì. Ah, non erano in quattro? No. Oh, caspita, me ne sono perso. No, abbiamo avuto l'onore di suonare insieme a questo gruppo che comunque è abbastanza famoso, insomma, mediamente, ha un suo pubblico, fa già i tour in giro per il mondo. E siamo riusciti a suonare insieme a loro, è stata una cosa bellissima. Io ho ancora gli occhi a cuoricino quando ci ripenso, perché sono ragazzi spettacolari, simpaticissimi. Mai come Simone. Hai bisogno, Simone? Ah, sono come bimbi questi. We'll be right back.
Shrek. Shrek. L'autore è lui, eh? L'ha scritta, cantata. Proprio lui. Proprio lui. Adesso? Ah già. Adesso c'è un pezzo di una band ancora meno famosa. È un pezzo ancora più recente di quello di prima, che era di 5-6 anni fa. E, niente, questi sono ragazzi giovani e con questa canzone vorrebbero riuscire a trasmettere il fatto che quando qualcuno fa, come era già, no, è difficile da spiegare, c'è chi studia, chi fa l'università, chi lavora, chi non fa niente, come Marco ad esempio. Però la cosa più, come anche il mio amico Marco, bravissimo, tutti Marco evidentemente, però la cosa più importante è credere in quello che si fa sempre, qualsiasi cosa voi facciate credeteci, perché solo così, peace and love, perché solo così riuscite a trarne anche soddisfazione, quindi tutta la fatica è ripagata. Mi hai commosso veramente. Vero, anch'io. Non potete svegliare il cervello.
nostro primo inedito, l'abbiamo scritto appunto poco fa ed è forse la seconda volta che lo suoniamo in pubblico. Grazie se vi è piaciuto. Simone beve, Roberto lo guarda, poi c'è la cronaca. Marco fa la faccia da Marco. Torniamo a qualcosa di più conosciuto. Dai. La riconoscete? Come no? Come no? Adesso l'avete riconosciuta, spero. I Toto. Su? Erano i Toto? No. No, erano... i New
Il 77? I Stevie Wonder? I Flying Shoes? Scusate, ma qua su c'è un clima strano, fa freddo, fa caldo, abbiamo sete, abbiamo fame, no, fame no, abbiamo mangiato. Comunque, Fabio no? Non hai mangiato? Povero Fabio, non ci credo, con quella faccia, ma no, povero Simone, un applauso Simone. Non è mai abbastanza un applauso per Simone. Comunque, adesso c'è un momento importante. Un momento importante. Sì, tutto il resto. C'è il nostro chitarrista Alessio, che non mi sta considerando, che ha preparato... Giusto, sei riuscito a prepararlo. Con molta fatica. Con molta fatica e sudore. L'ho visto presissimo che sudava alla scrivania. E niente, adesso ci suonerà un pezzo che ha studiato lui personalmente, quindi un applauso per favore ad Alessio. Vorrei permettere che... Non so se aveva senso di farlo, ho deciso di farlo solo per loro. Vabbè, ce lo puoi fare, credo in te. Vai Alessio! Thank you.
applausi a Simone. Facciamo un applauso anche a Roberto! Benissimo. Adesso ci avviciniamo alla fine del concerto. Ne facciamo qualcuna un po' più scatenata, qualcuna no, ma vedremo come ci viene. Quando ho sbagliato prima che ho detto quel gruppo lì? Bene. Bene non è quello. Non è? Is
Adesso ancora un paio di canzoni e poi possiamo lasciarvi andare a dormire. Giusto? Giusto Robin? Giustissimo. Bravo. Un applauso anche Elisa. Se proprio ci tiene. Se proprio? Non lo so. No, no. Mi ero dimenticata che c'ero anch'io. Sì, sì, sì. Ma buoni, come ho detto prima, speriamo di avervi divertito. Noi siamo i Flying Shoes. Grazie. You look so fine and really wanna make it. For Francis, come on and get your kicks. I don't need the money when look at the glory.
said, are you gonna be my girl? Me because you look so funny, I really wanna make you so funny, I really wanna make my fast, come on and get your kicks. You don't need the money with a face, I do ya. Grazie ancora, un applausone, sono stati bravissimi, pazientissimi, se si è sentito bene è grazie a loro, grazie. Con questo penso che possiamo augurarvi la buonanotte. Ciao! Siamo in Flying Shoes, sì, ci trovate su Facebook, qua mi cazziano se non lo dico. Sì, ringraziamo Facebook. Anche l'organizzazione. L'organizzazione, certo, Casellette, tutti quanti, grazie, grazie. No, davvero, grazie. Abbiamo mangiato benissimo. E abbiamo cantato ballato. No, il bis no, è una certa, Simona, eh? Un applauso Simona. Per me ci sta il bis. Bis. Oh Susanna, piangere per te. Tanti auguri. Ciao. Le bionde tre, buonanotte.